Cominciamo a conoscere coloro che faranno parte del nuovo Parlamento, nella nuova legislatura. Facciamo la conoscenza in questo caso non del docente, non delle sue idee, perché le conosciamo bene. Chi segue un po' il dibattito politico-economico ovviamente ha sicuramente seguito il pensiero del professor Alberto Bagnai, che è stato eletto con la Lega. Ben trovato professor Bagnai e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Grazie professore. Allora professore, conosciamo le sue idee, i suoi libri, Il tramonto dell'euro nel 2012, L'Italia può farcela nel 2014, insomma tante pubblicazioni. Il suo pensiero arriverà in Parlamento, no? E a chi dice, questi ragionamenti, queste riflessioni potranno trovare spazio in Parlamento fino a un certo punto, perché poi l'Europa comunque ci dirà quello che dobbiamo fare. Lei che cosa risponderebbe, professore? Ma ci sono un paio di osservazioni da fare. La prima l'ho fatta tante volte, ma la rifaccio volentieri qui. Chi parla di mie idee, mi rendo conto, lo fa per semplificare, ma ora che abbiamo tempo, perché il successo elettorale mi consente di esprimermi con le dovute proporzioni, tengo a precisare che quelle che sono chiamate le mie idee non sono le mie idee, sono la letteratura scientifica sulla insostenibilità della moneta unica europea e più in generale sulla insostenibilità di una singola moneta per economie tanto diverse. Quindi non è il problema di Bagnai che un giorno si è svegliato e ha avuto un'intuizione, è semplicemente una letteratura scientifica. I miei libri divulgativi sul tema si concludono di solito con da 10 a 20 pagine di bibliografia dove io correttamente do a Cesare quel che è di Cesare e do quindi le idee a chi le ha avute, e sono premi Nobel, sono persone che molto prima di me avevano visto che questo progetto era assurdo e disfunzionale e che quindi sarebbe prima o poi esploso. Questo non è legato alla sua domanda, cioè a che tipo di azione politica potrà conseguire dalle idee degli altri che ho portato nel dibattito. Sì. Perché vede, è in atto un processo oggettivo, una serie di processi oggettivi. Qualche idea, diciamo, più mia c'è stata nel declinare queste idee di altri. I processi oggettivi sono quelli di una disgregazione delle economie reali dell'Eurozona. Si vede che la produttività delle economie cosiddette periferiche è andata stagnando negli ultimi, da quando siamo agganciati all'euro e poi all'euro, mentre quella delle economie del nord ha continuato a progredire per vari motivi. Poi c'è il sistema fondamentale, che è quello geopolitico. L'euro per sopravvivere deve essere basso sul dollaro, perché se non lo è le economie del sud dell'eurozona soffrono troppo, ma tenendo un euro basso sul dollaro si attribuisce alla Germania un vantaggio competitivo sleale che sta innervosendo gli americani, i quali quindi stanno con Trump reagendo con diverse misure protezionistiche. Quindi l'euro non è solo disfunzionale per i paesi europei, è proprio disfunzionale per l'economia mondiale. Rispetto a questo, il fatto che, non so, un giorno l'alleato X della coalizione Y dica la cosa Z, mi rendo conto che possa essere giornalisticamente rilevante e lo rispetto, sì, ma è assolutamente irrilevante circa l'esito finale del processo, che sarà una dissoluzione. Il punto è se vogliamo gestirla o se vogliamo subirla, questo è il punto politico. Il PD l'ha negata e quindi si è attrezzato a subirla, noi diciamo che questo processo è in atto e quindi ci attrezziamo a gestirlo. Gli elettori ci hanno dato fiducia per questa serietà. Ecco, gli elettori, questo è un punto importante, perché qui si registra ovviamente un successo della Lega e del Movimento 5 Stelle, quindi lei crede che la percezione o comunque questa situazione rispetto all'economia, rispetto all'Europa, sia entrata nelle case degli italiani e sia sfociata poi con questa espressione di voto, professore? Ma la Lega trae il proprio consenso da due temi. Uno è quello dell'economia, di cui l'Europa è un pezzo ovviamente purtroppo rilevante, e uno è quello della sicurezza, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Rispetto al tema della sicurezza, gli altri partiti
hanno preso atteggiamenti molto più sfumati, diciamo così. Io dico sempre che la sinistra è passata dal materialismo storico al filantropismo isterico, cioè non c'è più quella capacità di percepire i rapporti di classe, quindi per esempio il fatto che se importi manodopera straniera a carrettate stai di fatto facendo una politica di deflazione salariale. Questo a sinistra Marx lo diceva, l'internazionale socialista nasce per contrastare questi fenomeni, invece adesso dirlo è una bestemmia perché siamo al filantropismo isterico, cioè la sinistra sceglie gli ultimi, più ultimi degli ultimi, dimenticandosi regolarmente dei penultimi, e poi li difende senza se, senza mai, indipendentemente dal fatto che siano clandestini o altro, eccetera, eccetera. Noi su questo suicidio della sinistra, da me ampiamente previsto in un articolo sul Manifesto del 2011, che qualche ascoltatore forse potrebbe aver letto e che comunque è facile da trovare, su questo suicidio abbiamo costruito un pezzo del nostro successo. Il tema dell'economia, però, in particolare dell'euro, non è scomparso dal dibattito. Farebbe piacere ai grandi giornaloni, che lo dicono sperando che poi questa loro idea diventi vera, che il tema fosse che tutti diventano più moderati, no? Che tutti diventano filo europei, che tutti non parlano più di queste cose. Sarà così, professore? Ma in realtà Salvini ne parla sempre. Mi dispiace per gli eroici sforzi, diciamo, della stampa mainstream. I 5 italiana, Stelle non ne parlano più, professore. Che sensazioni ha? I 5 Stelle non hanno mai parlato sul serio. Io questo l'ho sempre detto. Non sono mai stato creduto. Ma per esempio, che dopo la pulcinellata che hanno fatto con l'ALDE a Bruxelles, che tra l'altro ha portato un loro validissimo europarlamentare Marco Zanni a uscire e a entrare nel nostro gruppo parlamentare al Parlamento europeo, anche dopo quella pulcinellata, anche dopo che sono andati all'ambasciata degli Stati Uniti a brindare sull'insuccesso della Brexit, quando ancora non sapevano che invece la Brexit ci sarebbe stata, cioè quale altro segno vogliono i loro elettori per capire che su questo tema il 5 Stelle è molto ambiguo? La verità è che il 5 Stelle non è un movimento ideologico, è un movimento religioso, un movimento di odio verso la casta. Va bene così, voglio dire, capisco che molti che stanno male pensano di risolvere il problema facendo stare peggio gli altri. Noi abbiamo una proposta costruttiva e sul punto dell'Europa in particolare non abbiamo mai deflesso, la barra è sempre stata dritta. Ovviamente è chiaro che, diciamo, il fiero alleato Galeazzo Musolesi della stampa italiana, no? Per usare il personaggio di un noto fumetto, sì, di Bonzi, tende a far vedere che sì. La verità è che noi abbiamo un atteggiamento costruttivo. Nessuno vuole fare la guerra alla Germania, nessuno vuole fare la guerra all'Unione Europea. Bisogna dire che c'è un'Unione Europea che ha funzionato e si vede nei numeri che ha funzionato, è quella che ci ha permesso di uscire, diciamo, dalle macerie del dopoguerra e piano piano arrivare a superare il reddito medio dell'Europa come italiani. Dopodiché però c'è un'Unione che non ha funzionato, è quella della moneta, e noi dobbiamo prenderne atto, perché rimanere in un atteggiamento di negazione, di rimozione psicanalitica, non fa altro che alimentare un dissenso che può diventare anche socialmente pericoloso, certo, portare certo a vera instabilità. Senta, professore, due domande e poi la lascio alla sua giornata. Sempre sui 5 Stelle, la sorpresa, o che ne pensa, insomma, in generale, della presa di posizione di Confindustria, anche di Marchionne, insomma, gli imprenditori italiani, adesso ovviamente senza generalizzare, ci saranno sfumature, che insomma ufficialmente hanno detto: ma noi non siamo preoccupati dei 5 Stelle, insomma, non, per noi non desta alcun tipo di preoccupazione il possibile governo 5 Stelle. Che ne pensa di questo aspetto? Ma diciamo, i lettori e lo scrittore del mio blog non sono per niente sorpresi, cioè me, perché hanno imparato a leggere molto bene certe strategie dei 5 Stelle come strategie di un partito dell'establishment. Banalmente la posizione anti-establishment è quella di critica all'Europa. Chi l'ha incarnata veramente? Ma sin dalle ultime elezioni europee l'ha incarnata la Lega, e come? Semplicemente facendo corretta informazione. Ricordiamoci che la campagna Basta Euro, con la diffusione dell'opuscolo informativo eccetera eccetera, venne fatta dalla Lega. Se l'avesse fatta il blog di Beppe Grillo, che a quell'epoca era praticamente il primo blog italiano e aveva un enorme impatto sull'opinione pubblica, noi oggi avremmo un'opinione pubblica consapevole. L'opinione pubblica non è italiana, non è consapevole per precisa scelta politica pro-establishment dei 5 Stelle. Questo è un dato di fatto, quindi tutto il resto consegue. D'altra parte, in un'ottica, visto che siamo, diciamo, radio
che ha anche un aggancio accademico e quindi un'ottica più dottrinale, post-keynesiana, sì. La loro proposta cardine, che è quella del reddito di cittadinanza, è chiaramente vista, no, da una parte non trascurabile della teoria post-keynesiana, come semplicemente un modo per fissare in modo abbastanza basso il salario di riserva della classe lavoratrice, cioè sostanzialmente come uno strumento che al tempo stesso assicura la deflazione dei salari ma la rende socialmente accettabile. E questa posizione non può che fare assolutamente piacere a un partito, diciamo, a una, perdoni, a un'associazione, l'ho chiamato partito perché poi Confindustria fa molta politica, forse più di quanta dovrebbe, ma questo sono valutazioni sue, lei fa quello che vuole ovviamente, certo, siamo certo. in democrazia, comunque un'associazione di industriali, che cosa può volere un'associazione industriali se non la moderazione salariale, che poi significa evidentemente aumentare la quota dei profitti. Quindi dal mio punto di vista, come si direbbe in francese, io sono molto stupito dello stupore dei giornalisti. Che forse si stupiscono perché sono interessati a presentare come di rottura un movimento che di reale rottura non è. L'unico movimento di rottura in questo momento è la Lega, e lo dimostra il fatto che è anche l'unico movimento per il quale, diciamo così, Eugenio Scalfari ha fatto una dichiarazione di voto contraria. Chi meglio di Eugenio Scalfari fondamentalmente rappresenta l'establishment italiano, ma direi l'establishment internazionale qui in Italia, quindi già questo fa capire. Certo, certo. Vorrei un'ultima riflessione, professore, sempre declinandola in un ambito di analisi economica, perché il tema dei migranti è sicuramente stato un tema centrale nella campagna elettorale, ha visto la Lega ovviamente in prima linea, ma quando si risponde su questo tema dicendo però attenzione perché senza i migranti la nostra economia finisce male dal punto di vista previdenziale, dal punto di vista dei lavori che non vogliono più fare gli italiani, dal punto di vista anche del prodotto interno, insomma quando si dice che la risorsa dei migranti in ambito lavorativo sorregge il paese, si dice una bestialità o c'è del vero? Guardi, voglio essere, non mi fraintenda, io sarò un po' ironico. Prego. Parlare di risorse porta un po' male. Quello che l'ha fatto sta per chiudere il partito, che è la ex terza carica dello Stato, quindi eviterei questo termine. Adesso rispondo seriamente. Guardi, qui purtroppo si fa una cinica, pregiudicata e veramente deprecabile disinformazione sul tema. Una disinformazione che ricade sulle spalle, come sempre, degli ultimi e in particolare dei migranti. Parlare del fatto che i migranti sostengono il welfare italiano è una solenne sciocchezza per due motivi. Primo, perché si fa una grossa confusione fra chi immigra nel nostro paese, magari da altri paesi dell'Unione Europea, e quindi ha una posizione lavorativa regolare, eccetera, eccetera, e i clandestini che vengono importati con cinismo e spregiudicatezza dalle organizzazioni non governative per avviarli al caporalato e al lavoro nero. Chi ha un lavoro nero non paga i contributi e quindi non sostiene alcunché. Peraltro va detto che chi sostiene il sistema previdenziale sono i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità, e quindi dare una connotazione razziale alla sostenibilità del sistema previdenziale del paese è fare razzismo, come fa razzismo chi dice che abbiamo bisogno dei migranti per fare lavori umili. L'argomento secondo cui, come diceva un certo ambasciatore di quale organizzazione delle Nazioni Unite, abbiamo bisogno dei migranti per raccogliere i pomodori perché sennò non mangeremo i pomodori, la ricerca di un mio lettore ha dimostrato che è esattamente lo stesso argomento che gli schiavisti del sud dell'America utilizzavano rispetto alla tratta degli schiavi neri durante il XIX secolo. Abbiamo bisogno di queste persone perché fanno i lavori che gli americani non vogliono più fare, ovvero in quel caso raccogliere il cotone. Cioè c'è un razzismo intrinseco nel modo in cui è un disprezzo profondo dell'uomo, nel modo in cui la sinistra ha gestito a livello comunicativo e sostanziale questo tema, che è uno dei tanti motivi e forse il principale che ha spinto me, che ero un uomo di sinistra, che mi sono affacciato al dibattito sul manifesto, ad aderire convintamente a un partito conservatore, perché quando la menzogna, che sempre è foriera di violenza, arriva però a negare l'umanità a livello in cui l'abbiamo visto fare anche da cariche importanti del nostro Stato, parlando di migranti che sarebbero stati l'avanguardia nel nostro stile di vita, parlando di un nostro futuro di nomadismo, laddove la vita stanziale, costruire un focolare è un fulcro, un fondamento della nostra civiltà, bene, questo diciamo è stata veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, oltre ad aver visto il paese svenduto a interessi economici esteri, ma questo sarebbe il meno. Sull'uomo non sono disposto a transigere e la sinistra ha perso il senso di che cos'è il valore dell'umanità.
Professore Alberto Bagnai, io la ringrazio per questo contributo, ci farà piacere risentirci nel corso di questa legislatura, ma soprattutto al di là della legislatura, per avere un confronto appunto attraverso queste riflessioni. Intanto le auguro buon lavoro in Parlamento, professore, e buona giornata. Grazie, sono a vostra disposizione, ringrazio gli ascoltatori per la pazienza. Buona serata.